Benvenuti a una nuova trasmissione del punto. Come sempre pronti ad approfondire temi politici e amministrativi dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e quindi della nostra regione. Salutiamo gli ospiti in studio per questa puntata. Silvano Rometti dei socialisti e riformisti, Presidente della Commissione per le riforme statutarie e regolamentari. Salutiamo anche Sergio De Vincenzi del gruppo misto Umbria Next, vicepresidente. Tra le molte eh, vicepresidenze, anche quella della Commissione Statuto, ma è anche vicepresidente della terza commissione dell'antimafia. Benvenuto, De Vincenzi. Grazie. Partiamo con il tema di questa settimana. Eh, stiamo eh, registrando questa trasmissione oggi è martedì 11 dicembre. Eh, dopodomani, cioè giovedì, eh, andrà in aula il DEFR. Eh, quindi, parliamo di manovra di bilancio eh, della eh, regione Umbria. De Vincenzi, eh, da, 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 da questo primo documento approvato a maggioranza dalla eh, prima commissione, ecco, le criticità sue proposte cosa dirà in Aula? Ma, eh, sicuramente intanto partiamo da un presupposto, eh, amministrare non è facile, non è facile ancora di più oggi, ma eh, detto questo devo dire anche come minoranza e come opposizione che eh, arrivano al pettine diversi nodi. Eh, sicuramente eh, diciamo che eh, ci sono una serie di aspetti che sono contraddittori, fortemente contraddittori. Uno di questi, ad esempio, è legato alla, a tutta la modifica che è stata fatta sulle agenzie strumentali, quindi Umbria Digitale, eh, Umbria Salute e Servizi, che sono state modificate con la legge sulla ricostruzione in maniera assolutamente coerente. Poi, col disegno che è arrivato a termine con il DEFRE, con la legge di stabilità sostanzialmente. Che cosa accade? Accade che si andranno a stabilizzare eh, eh, personale che noi comprendiamo in questo tempo di crisi che c'è necessità di dare soluzioni a eh, lavoratori che si trovano in condizioni di precarietà. Però questa soluzione dovrebbe essere costruttiva, cioè nel senso di generare eh, un utile collettivo e poi nei servizi stessi. Cioè noi andiamo ad esempio a, a assumere interinali che lavorano ai CUP, sono servizi tipicamente che potrebbero essere informatizzati per lasciare maggiore eh, spazio all'impiego di personale in altri servizi ad esempio. Quindi io su questo sono uscito con un, eh, con un comunicato stampa dicendo contro ordine ai compagni assumiamo perché questo poi è l'obiettivo. Eh, finale in vista delle elezioni. Eh, ma così potremmo fare altri esempi, le comunità montane. Non abbiamo assolutamente affrontato i temi nel 2011 quando è stata fatta la riforma, ci ritroviamo tutti oggi con danni enormi perché poi vedremo che andremo a fare il, eh, diciamo, la riserva per portare a pensionamento. Anche qui lavoratori che hanno tutto il diritto di essere tutelati in una serie di diritti, ma soprattutto non offriremo servizi in prospettiva. Allora, questo è quello che lei sottolineerà in aula, immagino anche nel corso della seduta dell'Assemblea legislativa del prossimo giovedì. Prometti, eh, questo documento di economia e finanza regionale 2019-2021 è sostanzialmente l'ultimo documento insomma, di economia e finanza di questa eh, legislatura. Ma adesso non ho capito bene le osservazioni del collega De Vincenzi, ma parliamo di eh, Umbria Digitale, Umbria Salute, eh, Comunità Montane, che dove peraltro è andata a compimento la riforma proprio in questi giorni, quindi anche questa situazione diciamo un po' di passaggio che durava da troppo tempo si è risolta, quindi di fatto le comunità montane sono chiuse, sono tutti soggetti, enti nei quali c'è stato il blocco delle assunzioni da anni, quindi adesso che i CUP soprattutto so che c'è una sofferenza oggettiva per quel che riguarda il personale, quindi che in questo momento ci sia la possibilità insomma, di come dire, assumere qualcuno, penso che non sia di per sé un male, ma in più, anzi, più in generale, dicevo, sul, bilancio, sul documento di programmazione della Regione, io credo che, insomma, noi, è stato, innanzitutto, è stato preceduto dalla conferenza, per la prima volta, della conferenza regionale sull'economia del lavoro, che proprio noi, anche come capigruppo di maggioranza, abbiamo sollecitato, dalla quale sono emersi alcune indicazioni, che nel documento di economia e finanza, appunto nel documento di programmazione regionale, vengono contenute partendo da quella che è la situazione economica della regione, una regione dove la produttività è bassa, è emersa da quella giornata da uno studio molto attento che hanno fatto esperti, l'università, che c'è diciamo, un settore, un sistema economico ombro dove prevalgono i terziario i servizi piuttosto che diciamo, le aziende che producono beni, che il tessuto economico nostro per il 90% è fatto da aziende sotto i 10 dipendenti, che quindi c'è una fragilità. Nonostante questo assistiamo a una discreta ripresa, si sta uscendo un po' dalla crisi, stamattina lo dice il Presidente dell'Associazione Industriale di Terni, l'altro ieri Unione Camera ha detto che c'è un fabbisogno di manodopera in Umbria di diverse decine di migliaia di persone. Ecco, il DEFR deve accompagnare questa fase utilizzando quella che è la leva fondamentale che hanno le regioni, che è la nostra regione, che è quella dell'utilizzo attento delle risorse comunitarie, anche qui dall'indagine dall fatta emerge che c'è un problema di formazione, c'è un problema di qualità gestionale, cioè di manager che gestiscono le aziende, quindi bisogna incidere anche lì, ed innovazione, ed innovazione eh. di ricerca, perché bassa produttività <ride> significa che si va a comprimere il costo del lavoro e, e, non si, in, e non eh, si innova da un punto di vista in questi temi prettamente economici e occupazionali. De Vincenzi, entriamo anche nell'ambito di un'altra commissione di cui lei fa parte, è vicepresidente, cioè la terza commissione. Eh, parliamo di sanità, parliamo di sociale. Che poi nel bilancio della regione voglio dire, la voce sanità e sociale è quella che, 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 che si prende diciamo oltre l'80%. No? Eh, tra è, la è, sanità e welfare. welfare. Eh, su questo punto, rispetto a quanto previsto in questo documento, che dici? Ma, eh, sicuramente eh, l'ha detto lei: 80% di, di risorse, quindi l'impegno eh, è notevole. Ma sicuramente ci sono una serie di indicazioni di massima che eh, sono anche condivisibili. Il problema di fondo è che eh, è la disorganizzazione che noi osserviamo e quindi quella. Eh, quella spinta alla riorganizzazione con l'ottimizzazione delle risorse non solo economiche ma a cominciare da quelle umane diventa l'elemento centrale. Noi abbiamo denunciato in questi anni di legislatura lo scempio che è stato fatto su tutta una serie di, di contesti. Ne cito soltanto per ricordarne alcuni, eh, per brevità la partenza di tanti primari e perdite di competenze che hanno danneggiato fortemente non solo i servizi e quindi ehm, diciamo, la sanità degli umbri, ma hanno danneggiato anche le casse, perché se su questi servizi offerti da questi primari, da queste equip importanti, eh, pot si poteva fare eh, anche una sanità. Eh, rivolta verso oh, attrarre pazienti dalle altre regioni limitrofe, questo oh, andrà sicuramente a diminuire. Quindi questo incide anche sui eh, fondi, incide di conseguenza sui servizi. E poi c'è la tendenza generalizzata alla privatizzazione, che è una tendenza nazionale ma che l'Umbria dalla quale non si sottrae. E da questo punto di vista la spinta locale non sembra proprio in contrasto con questa tendenza, ma anzi ci sembra eh, che la stia secondando a tutti i livelli, a cominciare dalle liste d'attesa che spingono tante persone a usufruire dei servizi esterni e eh, quindi su questi temi eh, l'aggiunta la, la è assolutamente latitante. Allora, eh, qualche critica sulla sanità, una sanità umbra che viene vista un po' no, come... <ride> diciamo tra virgolette esempio da, 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 da altre regioni per la gestione eccetera, poi internamente invece in aula spesso vengono fuori alcune criticità sottolineate soprattutto dai consiglieri di opposizione, come in questo caso Sergio De Vincenzi. Qual è il, su, la sua valutazione, invece la sua analisi Ma, insomma, sulla situazione sanitaria e sociale di questa regione? È naturale che la sanità diciamo, sia un punto in cui, come dire, sì, si concentra l'attenzione dei cittadini ed è legittimo. Io non mi unisco a, come dire, a, a coloro che si limitano ad applaudire il fatto che l'Umbria è una regione che ha conti a posto, è una regione riferimento in Italia, è una cosa importantissima, però lo dobbiamo assumere come un dato che abbiamo conquistato, come i, la qualità amministrativa di governo di questi anni ci ha portato ad avere una... È un fatto importante perché questo garantisce la tenuta, la sostenibilità, l'universalità del servizio, quindi non dobbiamo sottovalutarlo. Detto questo, se noi dobbiamo tendere a un processo di miglioramento continuo, dobbiamo anche vedere alcune criticità. Sicuramente io credo che il tema delle liste d'attesa e il tema delle perdite di professionalità per questioni anche per logiche, conflitti, quindi, situazioni quindi che andrebbero. Primari, sì, come dicevi, sì, Vincenzi, lei, situazioni diciamo, che andrebbero gestite sì. anche all'interno delle aziende. E queste sono due nodi. Allora, per le liste d'attesa, la terza commissione, insieme sì. all'assessore, a, a seguito di un input che è venuto dall'Assemblea, sta facendo un un'attenta approfondimento. Abbiamo fatto già una prima riunione, dati alla mano, set, più di 7 milioni di prestazioni l'anno in Umbria vengono richieste fra analisi, visite e tutte le diciamo, prestazioni che, che vengono richieste al sistema sanitario. Stanno aumentando peraltro, c'è un elemento secondo me che emerge che è stato detto anche l'appropriatezza di chi prescrive analisi, si riferisce Vorrei... ai medici eh beh, di base, Bisogna, insomma, bisogna i anche condotti. da questo punto di vista avere magari l'attenzione necessaria. Quindi la liste attesa su cui si sta lavorando insieme All'assessore, alla terza commissione, speriamo che si possa affrontare come è stato fatto ad esempio in regione limitrofe e migliorare questo aspetto. E, e poi, ecco, questo. poi, per il resto, io credo che insomma, adesso l'opposizione fa, fa il suo mestiere, <ride> deve criticare, però, insomma, quando allora, parliamo io, di sanità, di so, credo che. Eh, aggiungere qualcos'altro se non cambiamo argomento? Eh, assolutamente, una cosa la vorrei fare. Cioè, eh, ha citato il numero di analisi, noi dobbiamo renderci conto che ci troviamo in una situazione di invecchiamento eh, della popolazione per cui eh, c'è una cronicità che richiede una ripetizione delle analisi nel tempo. Ora accade anche però che a causa della disorganizzazione e dell'informatizzazione a macchia di leopardo le stesse analisi magari le segnano eh, il medico di base, dopodiché si ritorna dal, dal medico dell'ospedale che segue il caso specifico e si rifanno le analisi. Qui ci troviamo che nel giro magari di un mese una persona con cronicità fa tre volte le analisi, dopodiché ci troviamo Io i numeri. Ecco, allora c'è un problema di gestione dei software che non, col, non, col, non comunicano fra loro e questo è un altro dei temi. E tutto questo poi ritorna sul discorso anche di Umbria Digitale. Ma cosa c'è stato a fare Umbria Digitale se non l'abbiamo messa in condizione mm. di fare i software che parlassero eh, fra loro. tutti i reparti? C'è cioè poi il tema ovviamente eh, dell'invecchiamento e su questo sappiamo che il 70% delle risorse vanno in questo Vorrei fare um, una domanda. Ambito. Allora, noi siamo abituati a parlare di sanità chiaramente per prescrizioni per esseri umani, diciamo così, no? Lei è un veterinario. Eh, qual è il punto di vista della sua categoria verso la sanità umbra in questo, per questo settore? La prego di essere brevissimo perché ma, poi cambiamo argomento. Ma c'è una sofferenza enorme nell'ambito dei servizi veterinari. Non ci dimentichiamo che i servizi veterinari, adesso ho citato magari anche riferimento a tutta la questione dei canili che è uscita, ma quella è soltanto una parte. Sì. Non ci dimentichiamo che il ruolo dei veterinari è in primo luogo nell'ambito della prevenzione, cioè delle derrate alimentari di origine animale, ed è un lavoro preziosissimo perché noi sappiamo che per ogni euro investito in prevenzione c'è un ritorno sull'ordine di 10 volte tanto. Quindi vuol dire prevenire le malattie e quindi ridurre i costi in sanità. Da questo punto di vista la nostra regione investe pochissimo, il 2% contro un 5% nazionale. Questo è il primo tema. L'altro tema poi è quello ovviamente anche del randagismo, che poi è venuta alla cronaca per, soprattutto per la zona del Ternano, per l'ASDR2. E lì si sta indagando e vogliamo vederci chiaro perché comunque è un giro d'affari che ecco. investe 5 milioni di euro e se consideriamo che sui minori investiamo 8-9 milioni di euro credo che il paragone è un Allora, per ristabilire anche i tempi, Rometti, continuo con lei per quanto riguarda sanità e welfare, siamo al penultimo anno di legislatura sostanzialmente, eh, cosa, cosa, cosa l'ha convinta di più e cosa l'ha convinta di meno? In questo ambito, in questa legislatura, lei è un politico, insomma, è eh, come dire di vecchia data? No? Conosce un po' la politica in eh, tutte le sue parti, sia da amministratore, sia da politico. Allora sulla sanità ma sulla sanità e il sociale, in particolar modo, insomma, qualche, no, qualcosa no. che si poteva fare magari non si è fatto, a cui bisognava dare una priorità. Secondo noi dobbiamo avere. Lo, 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 lo... Scriveremo anche nel documento con il quale accompagneremo l'approvazione del DEFRA secondo me. Un'attenzione sempre maggiore alla aut non autosufficienza e alla disabilità è un tema assolutamente centrale. servizi territoriali, anche servizi territoriali, sostegno alle famiglie. Chi sì, credo sia molto d'accordo De Vincenzi perché assegno sole... di sollievo alcuni ritardi sul pagamento di questo, noi abbiamo fatto come terza commissione diverse audizioni con questi soggetti che lasciano il segno anche nella mente di certo. chi ascolta perché ci sono situazioni di sofferenza non solo del soggetto ma delle famiglie certo. e quindi credo che qui bisogna, ci sono patologie poco, diciamo, poco diffuso, con pochi numeri che stanno emergendo, dove secondo me il Servizio Sanitario Regionale non può non tenerne conto. Quindi da questo punto di vista credo che qualche, e, e, qualche passo avanti bisogna farlo, non solo in termini di risorse, ma anche in termini di appropriatezza di come ci si rivolge a questo settore, cercando di allineare le risposte molto di più alle aspettative dei soggetti, ai progetti di vita che hanno queste persone. Insomma, è un qualcosa su cui allora, Abbiamo detto che la sanità assorbe una percentuale altissima del bilancio regionale. Un'altra percentuale molto alta, per quel che ne rimane, assorbe un altro settore che è quello del trasporto pubblico locale. Lei, Rometti, è stata assessore in questo, sì. in questo campo insomma, per una legislatura. Eh, com come sta cambiando e quali sono le prospettive per il futuro ci sono stati diversi cambiamenti no, in questi ultimi anni insomma novità se volessi farmi qualche elogio autoelogiarmi lo, lo direi che si sta raccogliendo quello che io ho seminato e si sta facendo chiarezza anche rispetto a questa vicenda della corte dei conti dove venivamo accusati addirittura per aver salvato un'azienda a seguito di Servizi che erano andati a fare sì, fuori regione, non, non pagati. Noi, che abbiamo salvato l'azienda, come vedo che il governo nazionale ha prestato 900 milioni dall'Italia per salvare l'Italia che ha soci privati. Questa è noi avremmo dovuto quindi far fallire l'azienda, mandare a casa 1400 dipendenti e chiudere i servizi in Umbria. Vero che la Corte dei Conti, su questo ha fatto chiarezza. Dico sta, si sta raccogliendo quello che ha seminato e perché io ho lavorato molto, sono soddisfatto di aver lavorato l'azienda unica regionale, che è stata una grandissima riforma che dà i suoi frutti. Ieri sono stati presentati i Pullman, verranno fatti nuovi treni, un'azienda locale dove i soci erano gli enti locali della regione non avrebbe mai potuto fare questi investimenti. Quindi è un settore che si sta trasformando, ci sono passi avanti, questi collegamenti, questo collegamento con, la, con Milano è un fatto importante, l'ammodernamento dell'FCU è un fatto importante. Anche qui, come sempre, siccome dobbiamo essere persone che guardano il bene e quello che è buono, ma anche quello che è meno buono, c'è un tema, anche qui alcune... Molto è stato fatto sulla, sulle infrastrutture, sulla viabilità, le trasversali eh, sono, sono state fatte, anche se manca questo tratto oltre Ancona dove ci sono i problemi dell'azienda come spesso accade. Però, dico, Secondo me in questi anni sono stati fatti passi avanti molto importanti. C'è un tema aperto, che, peraltro, insomma, sul quale si discute spesso, è quello dell'aeroporto, dove anche qui la Regione ha fatto la sua parte perché ha investito tanto, ha messo risorse, ha fatto l'aeroporto, la strada per andare, per essere collegata, ha previsto la stazione che si dovrà fare lungo la ferrovia, e però c'è un problema di collegamento, di tratte che deve essere affrontato. Adesso lì abbiamo approvato forse con troppa... Come dire, Insomma, fretta, eh? Troppa fretta questa, questa mozione che, con la quale viene richiesta la dimissione del Consiglio di Amministrazione. Io penso che noi non dobbiamo cercare capi aspiratori. C'è certo. un problema più generale che riguarda un po' tutti, la politica. Quindi su questo, eh. ecco, sull'aeroporto bisogna Molto fare passare. Molto chiaro fare su rilassata. questo argomento De Vincenzi. Eh, sul trasporto pubblico locale lei mi pare abbia anche fatto una proposta di prevedere delle agevolazioni per gli studenti se non se non sbaglio in generale per la disabilità e le fasce deboli. Eh, di questo tema se ne è parlato più volte, anche altri colleghi ne hanno parlato. Eh, il tema vero è che ad oggi la Giunta non ha emanato un regolamento che tra l'altro aveva contribuito anche eh, collega eh, signora, Rometti. Quello Prima di... c'era l'1% di risorse per i soggetti, esatto, adesso è il 2%, 200, il problema è che sono, sono alcuni anni che non, si, non vengono erogati ai comuni perché c'è un problema di regolamento che risale addirittura al 2013 con una delibera che poi era una preadozione e che poi non ha avuto seguito. Quindi da questo punto di vista eh, diciamo è un passaggio determinante eh, che va fatto. Eh, non ci dimentichiamo però che, eh, con tutto anche il rispetto per il collega Rometti e per l'azione di governo che ha svolto, eh, cioè, ma ci sono parecchi nodi che stanno arrivando al pettine, insomma, questo è evidente. Non ci dimentichiamo anche che non è stata fatta nei decenni scorsi una corretta gestione delle aree urbane e dei territori con piani regolatori eh, coerenti. Noi oggi assistiamo proprio a causa della, della carenza di trasporti sul territorio umbro una, eh, uno spopolamento delle aree interne e questo è un elemento assolutamente negativo che va di pari passo con gli altri servizi che poi dovrebbero facilitare la permanenza della popolazione. Parliamo di servizi sanitari, parliamo anche di scuole. Quindi stiamo osservando a uno spostamento verso i grandi centri. E tutto questo eh, chiaramente eh, comporta eh, una serie di, di, di conseguenze non irrilevanti, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che una delle prime attività eh, che costituiscono il PIL della regione è il turismo. Se noi eh, togliamo oh, dalle aree interne, io penso per dirne soltanto uno, Orvieto, che poi è un'area centrale che ha delle ricchezze enormi, ma si sta veramente spopolando, per non parlare poi ovviamente della zona Pennini, che ancora più della zona della bene, per cui la voglio dire, bene. i temi del trasporto sono essenziali, noi però scontiamo ritardi certo. che ci, ci, ci vengono da dieci anni a questa Prima parte. Prometti voleva ribattere qualcosa oppure posso cambiare argomento? Perché siamo a 5 minuti no, dalla conclusione? Eh, no, in 20 secondi. Fare il trasporto pubblico in una regione come l'Umbria, che ha facile, 600 cioè, certo, piccoli certo. centri diffusi nel territorio, è molto più complicato rispetto anche agli standard nazionali che dicono che bisogna avere un indice di riempimento dei autobus, ad esempio, minimo del 35%. Siccome noi non colleghiamo Milano con la Brianza, è chiaro che i bassi numeri... Penalizzano perché... un po', infatti, la copertura del servizio da bigliettazione è molto bassa, Comunque, copertura... sentivo... però insomma, io penso che si sta facendo un'operazione di miglioramento molto importante nel, nel trasporto con un nuovo piano regionale di trasporti e chiaramente insomma, ci sono alcuni Sono aspetti. stati sostituiti sentivo stamattina molti autobus sì. vecchi dal prossimo anno comincerà qualcuno sì. elettrico grazie, sì. grazie sì. Al fondo nazionale eh, gente, noi abbiamo passato tutto, tutto il grazie piano al tutto il che... piano regionale sulla gomma, eh, questo no, non ce lo dimentichiamo no, no, no. quindi no. investire fino più di 10 lei sulla dobbiamo, ferrovia non dobbiamo, ferro. no, no, Vabbè, no Tempo per la grazie alla purtroppo. proprietà che è la Bus Italia e Ferroviello Stato, quindi è una cap forte capacità di investimento. È... Allora, volevo però, dato che sono quattro minuti e mezzo e basta, parlare di un argomento che ha riempito le pagine non solo regionali ma anche quelle nazionali. Il famoso questionario che doveva indagare su omofobia, bullismo e razzismo degli adolescenti umbri, un eh, progetto chiamiamolo così di prevenzione del bullismo omofobico che coinvolgeva e coinvolge Regione, Università e l'ufficio scolastico regionale. Perché è uscito fuori tutto questo, diciamo, parlare di questo argomento? So che lei, cioè, lei è anche intervenuto, è stato particolarmente critico e polemico su Ma, questo. Diciamo che questo è l'atto finale sostanzialmente di quella legge che eh, la legge 3 del 2017 sull'omofobia, che tra l'altro è stato il quindicesimo atto. Di questa legislatura essere presentato quindi eh, quasi immediatamente, ma che eh, come allora dissi avrebbe diviso la società umbra e così è stato, ma soprattutto non rendeva ragione. E qui voglio sottolineare l'ipocrisia eh, diciamo, del eh, ricordo della, dei 70 anni eh, della Carta dei diritti eh, dell'uomo. Eh, sostanzialmente qui non si, non si è voluto rispettare da un lato e tutelare soprattutto i minori rispetto a temi assolutamente importanti ma anche molto intimi eh, e dall'altro non si è voluto rispettare le famiglie con il ruolo educativo. Per cui si è dato seguito a un questionario inviato poi a una a cinquantina di scuole. E laddove anche la stessa informativa eh, da disporre ai genitori è assolutamente insufficiente. Tra l'altro si, si chiedevano in questo questionario tutta una serie di informazioni in violazione anche della legge sulla privacy, questo di una gravità enorme e non entro poi su tutta la questione psicopedagogica non del tempo tema. Per farlo. Ecco. Rometti. Io ho votato la legge sull'omofobia, sono stato promotore insieme alla, do, alla Presidente Porzi della legge sul bullismo in questa regione, quindi credo che vadano combattute tutte le, le, forme, le forme di violenza, di discriminazione, di prevaricazione, quindi da questo punto di vista sul, sul questionario in effetti mi sembra che qualcosa poteva essere fatto meglio. sicuramente meglio rispetto a questa iniziativa, però in sé credo che l'Umbria deve collocarsi come valore, come atteggiamento. Eh, diciamo nelle posizioni che ha avuto con alcune leggi che questa legislatura sono state appunto approvate una di queste le ho le anche io. Allora, volevo parlare de, della Commissione Statuto. Avete approvato alcune modifiche, Presidente, e Vicepresidente, insieme agli altri commissari. Ricordo che nella Commissione Statuto c'è un voto chiaramente ponderato e sono state approvate modifiche che riguardano la concertazione con le rappresentanze istituzionali, economiche, sociali e professionali, la partecipazione della Regione agli atti dell'Unione Europea, l'iniziativa legislativa, eh, il lavoro della Commissione, la promulgazione delle leggi, attribuzioni del Presidente ufficio di presidenza e la composizione dei gruppi consigliari. Lei si è astenuto, De Vincenzi ha votato contro Ricci, chiaramente la maggioranza ha votato favorevolmente. Riusciamo in dieci secondi a fare un sunto e se siete soddisfatti di questo, De Vincenzi? Ma, eh, il lavoro che è stato intrapreso era un lavoro doveroso e assolutamente necessario un aggiornamento dello statuto. Su alcune parti ci sono state un po' di... Eh, 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 io personalmente ho anche proposto poi una revisione dell'articolo 2 sulla, eh, sui principi e sui valori che, eh, ma anche sull'identità regionale. Non ci dimentichiamo che è un articolo abbastanza datato. Adesso non ehm, pro la proposta è sostanzialmente rivolta a riflettere sulle radici cristiane della Mi nostra inserire... regione ma non è soltanto un inserire mm -hmm. le radici cristiane to cure. No, perché perché poi è stata, è stata votata una mozione del consigliere Ricci in aula, dove si, si, tutti quanti all'unanimità sì. abbiamo votato l'introduzione del riferimento ai santi Francesco e Benedetto. Ma il problema vero è eh, fare memoria di che è la storia millenaria della regione come biglietto da visita verso l'esterno. Quindi Avremo parlare anche dei romani, degli etruschi, no, non solo delle radici. Avremo occasione per approfondire di più questo argomento. Rametti, davvero siamo fuori tempo. Quindi no, beh, io sono soddisfatto perché al di là del voto finale di tutto il blocco degli articoli che sono cambiati, però nel, nell'esame a parte due o tre articoli sono stati votati all tutti all'unanimità su questa proposta che fa il consigliere di Vincenzi. Rispetto all'articolo 2 dello Statuto, identità e valori, io penso che l'attuale formulazione già prevede come dire, che uno dei valori fondamentali sia appunto la, la matrice spirituale che deriva dalla nostra storia religiosa, civile dell'Umbria. Ora lì si dice di aggiungere anche il nome di San Francesco e San Benedetto. Io sono il Presidente, devo garantire la pluralità dell'espressione di tutti, ne parleremo. Sinceramente avrei preferito che questa proposta arrivasse nel momento in cui abbiamo deciso di individuare gli articoli da modificare. Okay. Noi adesso abbiamo già votato un blocco, bisogna come dire, eh, tornare all'articolo all all 2, quindi adesso Volete vedremo potere. da un punto di vista metodologico come andare avanti. Ho non abbiamo altro tempo, volevo domandare, anzi lo faccio, però a risposta secca, chi vincerà questo braccio di ferro Italia-Europa? De Vincenzi? Mm, io penso l'Italia. L'Italia, eh, quindi rimarrà la manovra diciamo sostanzialmente Beh, così vabbè, come... Vabbè, qualche modifica ci ah, sarà, ma, ma il vento è cambiato in passato. Eh, io, 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 io penso, non penso, eh, emerge dalle cronache l'Europa sicuramente, perché è, è difficile mettersi contro, contro l'Europa soprattutto in una situazione economica come la nostra. C'era da, da approfondire anche altri argomenti, in questo caso mi sarebbe piaciuto parlare dei gilet gialli di, di Parigi o di altre cose in un contesto politico, eh, diciamo molto più vasto, in cui possiamo metterci dentro anche l'Italia, approfondendo alcuni argomenti. Non abbiamo tempo, lo faremo la prossima volta, eventualmente. Grazie a Silvano Rometti, dei socialisti e riformisti, presidente della Commissione Statuto, a Sergio De Vincenzi. Eh, del gruppo misto Umbria Next mi limito a una sola vicepresidenza come lei mi diceva prima della trasmissione quella della terza commissione probabilmente è quella che le sta più a cuore grazie a voi per averci seguito alla prossima settimana arrivederci